Ships sail in the skies. You know what the new galaxies mean. Far away stars in the skies. Their inner spaces open the gate. Beyond the gate there's no Buonasera a tutti gli amici ascoltatori, benvenuti e ribenvenuti su web radio essereilcambiamento.it. Grazie ancora per essere qui insieme a noi. Questa sera parliamo dei single, quindi voi mi hanno chiesto appunto di dedicare una puntata ai single, ma come? Una puntata dedicata soltanto alla coppia? Adesso facciamo appunto quindi questa puntata assieme. Vogliamo quindi iniziare a parlare del fatto di essere single, che di per sé è sì una cosa, diciamo, molto positiva, perché dà veramente tanto tempo e tante opportunità
per migliorarsi, per fare del lavoro pratico, e sia anche un momento anche di riflessione per capire anche ciò che si vuole veramente e anche quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Quindi è un periodo molto propizio per fare determinate cose. In questo momento si diventa piano piano il proprio punto di riferimento, cioè si acquisisce quella stabilità effettiva facendo un pochettino di lavoro, per esempio radicando, quindi facendo esercizi di radicamento in cui appunto visualizzo sempre delle radici che si dipartono dai piedi e acquisiscono l'energia della terra, la fanno fluire verso l'alto, e anche mentre cammino durante la giornata sempre con l'attenzione rivolta verso le gambe e i piedi. Quindi questo è sicuramente rimane un esercizio fondamentale ancora da fare tutti i giorni, ogni volta che camminiamo, ogni volta che facciamo un passo, sia in movimento, sia comunque normalmente quando passeggiamo anche durante le sere d'estate che ormai sta concludendosi, insomma visualizzare sempre delle radici e sentire proprio il contatto dei piedi con il pavimento, con il terreno, con appunto la realtà che mi circonda. Quindi questo è un passaggio veramente importantissimo. Una volta fatto questo, vi posso dire anche per esperienza personale che il periodo da single è veramente fantastico, veramente molto produttivo, può diventare un momento di rilancio di se stessi, nel senso che gestire soltanto un'energia, imparare a conoscersi più profondamente è una cosa, quindi nella coppia ci sono chiaramente due energie che si uniscono, è chiaro che bisogna anche intendere le parti singole ma anche la coppia nel suo complesso, quindi sia qualcosa sia da soli sia un valore, quindi sia da soli sia un valore anche insieme, bisogna considerare entrambe le cose. Invece quando si è single c'è la grande opportunità veramente di concentrarsi esclusivamente sulla propria energia e quindi riuscire proprio ad avanzare ancora più velocemente. Questo è veramente fantastico, splendido stare dopo una relazione, stare un po' di tempo da soli con se stessi lavorando bene, quindi senza allenamento non si può migliorare, non si può fare assolutamente niente, quindi per questo motivo che continuiamo ancora a ripetere di fare lavoro pratico, faremo insomma prossimamente una puntata di educazione dinamica e una di lavoro pratico il mercoledì e poi il venerdì un tema a scelta, selezionando dei temi scientifici o altri temi che possono essere interessanti per un cammino di evoluzione a 360 gradi che riguarda la nostra vita, quindi anche di tutti i giorni. Una domanda che mi avete fatto e che in questi anni, diciamo così, è emersa particolarmente chiara, e abbiamo già potuto osservare diversi fattori, è questa: come mai sono single, non trovo la persona giusta? Adesso mi rivolgo in particolare alle persone che sono single da tanto tempo, quindi è da tantissimo tempo che siete single, vi guardate intorno, non trovate nessuno intorno a voi, o comunque siete un po' disillusi o disilluse, nel caso insomma delle donne, perché chiaramente alcuni mi dicono proprio il materiale umano non c'è, com'è possibile trovare questo? Allora, intanto questo aspetto non è così rilevante, nel senso che una persona parte da un certo punto. Noi non possiamo pensare di trovare una persona che sia magari già al nostro livello, se abbiamo fatto del lavoro pratico, se abbiamo già capito certe cose, quindi non possiamo essere discriminanti in questo senso. Bisogna semplicemente riconoscere proprio la natura del legame, quello che abbiamo detto anche nella puntata precedente, cioè se il legame c'è, allora in quel caso è facile poi, come dire, portare l'altra persona più in alto se è smussare noi stessi delle cose dall'altra parte. Quindi praticamente chi fa il lavoro pratico, in generale comunque le donne sono già educatrici, sono nate già con questa caratteristica, con questa qualità, far emergere le caratteristiche delle potenzialità anche nell'uomo, e quindi questo può essere fatto cercando di capire che se il legame c'è, se quella persona si incastra a me perché comunque c'è il legame, lo riconosco, di conseguenza posso tranquillamente, dando dei piccoli input all'altra persona, potrò osservare insomma nel tempo dei cambiamenti importanti e repentini nell'altra persona, perché evidentemente siamo collegati come con un filo. Quindi se io, supponiamo, ho fatto già un certo tipo di percorso e quindi questo mi ha portato ad un certo livello nel cammino di evoluzione, è chiaro che anche l'altra persona che
è legata a me in qualche maniera. Anche se non lo sa consapevolmente, sarà stato contagiato, contagiata positivamente dal mio progresso, così come tutta l'umanità. Nel momento in cui noi facciamo qualcosa per noi stessi e avanziamo nel cammino di evoluzione, quindi facciamo dei progressi perché magari diventiamo persone più pazienti, perché magari diventiamo persone più centrate, più vigili, più equilibrate, più stabili e tutto il resto, è chiaro che tutta l'umanità trae beneficio dal mio cambiamento. Quindi figuriamoci la persona che sono più legate a me e figuriamoci la persona che si incastra perfettamente con me o che è altamente compatibile. Perché è chiaro che le energie simili si scambiano, cioè gli scambi avvengono molto più velocemente, quindi delle vibrazioni simili si scambiano energia molto più velocemente. Questo magari ne parleremo più approfonditamente in altre serie, quando parliamo sempre delle puntate, insomma, di fisica quantistica e di altri temi scientifici. Per cui questo è un aspetto fondamentale. Non dobbiamo perderci nelle analisi mentali della persona, perché sono assolutamente sbagliate, fuori luogo e ci portano fuori strada. La cosa che va riconosciuta è il legame. Per riconoscere il legame devo iniziare a lavorare. Non c'è altra soluzione. Devo lavorare tutti i giorni, fare meditazione, fare esercizi, radicare tantissimo, fare il vuoto, fare l'espansione del cuore per ringraziare in anticipo, perché questo è un altro trucchetto fantastico che possiamo fare, cioè quando io sono grato o grata, ringrazio già come se quella cosa, quel fatto sia già accaduto, sia già avvenuto. Di conseguenza questo si manifesta ancora più velocemente nella mia vita, perché questo è un impulso che io do. Ricordiamoci che noi esercitiamo la nostra pressione positiva attraverso il nostro campo energetico, esercitiamo degli input e l'universo ci risponde sulla base dell'input che noi emaniamo intorno a noi, quindi rispetto a un soggetto preciso, oppure in generale, l'umanità in generale, oppure anche una gratitudine proprio per il fatto di esistere, per il fatto di essere qui. Cioè ricordiamoci proprio le cose principali, le cose di base, la gioia per esserci qui in questo momento, questa è la cosa più importante, perché tutto il resto alla fine è secondario rispetto proprio al dono della vita, al fatto di poter compiere questo cammino singolarmente ma anche insieme. E quindi questo aspetto è il primo aspetto da evidenziare, perché i nostri criteri mentali, tutte le analisi che ci possiamo fare, possono portarci fuori strada. Quindi devo riconoscere il legame, per riconoscere il legame devo mettermi nelle condizioni di riconoscerlo, se no è impossibile, non riesco a riconoscere niente, anche se la persona mi passa di fronte o se la conosco già. Questo ve lo dico perché è successo anche a me, che in un primo momento non ho riconosciuto la persona che poi, insomma, è diventata mio marito, perché all'inizio hai delle altre idee, cioè tu ti affidi, diciamo così, a un'idea di persona, uno stereotipo, tutta una serie di, magari, di criteri che tu metti insieme perché vuoi l'educazione che hai avuto, vuoi l'influenza, insomma, di tante, tante cose, della società in generale, dei condizionamenti, dei pregiudizi tuoi, perché magari, appunto, c'è anche questo. Insomma, alla fine, piano piano, affinando bene questo, cioè facendo spazio rispetto a tutta questa massa che si crea nella nostra mente, piano piano riusciamo più a percepire, quindi percepire l'energia, percepire attraverso le nostre emozioni e non tanto quindi tutta una serie di pensieri che sono uno dopo l'altro, che non ci portano poi da nessuna parte se non a fare praticamente delle classifiche, come dire, ve le ricordate la classifica delle figurine nell'album quando eravamo piccoli? Ce l'ho, non ce l'ho, ce l'ho, non ce l'ho. Non è così che si valutano le persone si vivono. Poi nel tempo certe cose si rivelano chiaramente, soprattutto se riesco a posizionare bene le mie antennine per recepire i segnali che mi arrivano. Quindi, tornando al discorso, se vi interessa anche la puntata relativa a cogliere i messaggi dell'universo, tornate qualche puntata indietro, perché quello è molto importante proprio per riconoscere bene attraverso i segni quello che sto vivendo e quindi riuscire anche a muovermi più consapevolmente nella mia vita. Punto 1. Se ci basiamo su sistemi di valutazione che sono assolutamente mentali, si basano su delle idee, degli stereotipi, dei pregiudizi, dei criteri diversi, dal fatto che magari appunto riesco a ottenere qualcosa se sono con quella persona, eccetera,
oppure lo status, no? Tutte queste cose, allora è chiaro che questo mi allontana dalla persona giusta perché non riuscirei proprio a riconoscerla, cioè non riuscirei proprio a capire se ce l'ho veramente di fronte oppure no. Quindi anche se ce l'avessi di fronte non la riconoscerei, cioè c'è poco da fare. Lavorando quindi sul radicamento e sull'ascolto riesco ad affinare meglio queste percezioni, quindi andare oltre l'apparenza, cioè proprio penetrare la realtà, la persona che di fronte, guardarla proprio in modo diverso, cioè per quello che è, non per quello che è esteticamente, per quello che è dal punto di vista quindi fisico, dal punto di vista economico, dal punto di vista della posizione sociale e tutto il resto. Quindi riuscire proprio ad andare oltre l'apparenza. Il secondo elemento è quella che quando noi appunto costruiamo nella nostra mente un'idea di persona, abbiamo delle aspettative, cioè quella persona dovrebbe essere in questo modo, ma poi per essere compatibile con me dovrebbe essere anche in quest'altro modo, quindi deve avere queste caratteristiche, queste altre caratteristiche, e praticamente questa è un'idea fasulla che ci stiamo costruendo, perché è chiaro che noi abbiamo delle caratteristiche, ma questo non significa che l'altra persona non possa essere diversa anche da noi, avere altri interessi, avere un altro tipo di mentalità, avere anche altre idee. Cioè il punto è semplicemente quello che quando si fa un percorso insieme, perché stare in coppia significa anche fare un percorso insieme, tutto questo va proprio unificato dalle due parti con un risultato che ti dà più benessere, ti fa sentire una persona più completa, ti fa sentire una persona pagata e così via. Quindi non per forza la persona deve riflettere le nostre stesse caratteristiche, oppure dobbiamo avere delle aspettative rispetto magari a quello che vorrebbero i nostri genitori per noi, oppure praticamente riflettono sempre la persona, una figura materno-paterna, qui siamo affezionati o con cui non abbiamo risolto delle cose. Quindi insomma questo è ancora un aspetto molto importante, cioè un freno molto importante. Dopo il primo, che rimane diciamo così a livello ancora più superficiale, questo è qualcosa che agisce anche a livello inconscio, perché andiamo magari a cercare una persona che riflette invece qualcuno che non abbiamo mai saputo lasciare andare, nel senso che comunque anche i nostri genitori rimangono i nostri genitori comunque. Però è chiaro che il taglio del cordone ombelicale va fatto, perché la persona, ci sono persone anche di 40 anni, 50 anni, 60 anni che non sono ancora state svezzate, perché uno, consentono magari i genitori di trattarli ancora come dei bambini, e due, non anche il figlio o la figlia non sono ancora, come dire, in grado di farsi rispettare da questo punto di vista e di instaurare un rapporto più maturo con i propri genitori. Quindi anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. Come fare per scioglierlo? Bisogna appunto, lavorando sul rapporto con i propri genitori oppure su altri, con altri punti di riferimento che ci siamo creati nel corso della nostra vita, bisogna capire che il vero centro siamo noi stessi e che la persona, soprattutto quando è cresciuta, è un'entità, un essere fisico, mentale, spirituale, comunque a parte, non c'è questa gerarchia, cioè questo, il fatto che i genitori aiutino i figli a crescere non significa che poi devono rimanere, diciamo, sotto la loro giurisdizione, sotto di loro per sempre. Significa che praticamente c'è una fase importante di crescita in cui il genitore svolge un ruolo fondamentale, ma successivamente, e comunque anche in quella fase lì, se si riesce ad applicare il riconoscimento che comunque dietro quel bambino, quella bambina, c'è comunque un'anima evoluta, allora stiamo già facendo un passo in più. Se questo non avviene, posso assestare il tiro e riuscire piano piano a farmi rispettare come figlio o come figlia e sciogliere tutto questo, cioè risolvere le situazioni che non ho risolto. Magari in questo periodo, se siete single, fatelo in questo periodo, in questo momento che siete single, perché questo vi porta veramente tanto, tanto lontano. Se riuscite a risolvere delle cose appunto che avete ancora aperte in salute con le varie persone, questo va fatto proprio in questo momento che siete single, rapporto con il padre, rapporto con la madre, rapporto anche eventualmente se vi hanno cresciuto nonni o nonne, anche lavorare un po' anche su quello, cioè cercare insomma un attimo di
trovare il vostro equilibrio, un nuovo equilibrio che è dato proprio anche dal fatto che metto chiarezza, faccio chiarezza nelle situazioni, nelle relazioni per riacquistare il mio spazio, riacquistare quindi la mia stabilità e il fatto che non devo più andare a cercare, quindi una volta che creo questa stabilità non devo più andare a cercare insomma altre persone per stare in equilibrio o anche per non risolvere un disequilibrio che magari mi rifiuto di risolvere. Quindi bisogna, diciamo, trovare una soluzione a tutto questo, perché comunque nel tempo questo continua, la matrice originale di solito è lì, continua poi a lavorare dentro di noi e a farci fare delle scelte, farci scegliere delle persone che assolutamente non ci corrispondono, ma è il nostro inconscio che le sceglie, che le attira per risolvere una situazione che ci rifiutiamo di risolvere alla matrice. Allora, siccome bisogna essere anche guerrieri nella vita, bisogna anche affrontare le proprie situazioni, meglio tornare al proprio punto, alla matrice originale, quindi prendere la situazione veramente di petto, affrontarla una volta per tutte e poi chiuderla. Questo momento sarebbe molto importante, restare da soli, continuare a stare da soli se possibile. Se siete già in coppia va bene lo stesso, si può risolvere comunque anche in questo modo. Poi magari in qualche puntata vedremo di cosa consistono queste situazioni. Comunque in generale devo capire che questa è la mia vita, che questo è il mio spazio e che nessuno può invadere il mio spazio, così come io non devo invadere lo spazio degli altri. Cioè, ristabilendo questo e riacquistando anche quella fiducia in me stesso e in me stessa, quella stabilità, quell'equilibrio dati proprio anche da esercizi di radicamento, riesco piano piano a continuare la mia vita senza avere tutte queste zavorre, perché alla fine sono legami energetici, diciamo, un po' inquinati, nel senso che sono un po' pesanti. E quindi questo non mi consente di essere libero, libera totalmente. Quindi questo è un aspetto molto importante. L'ultimo aspetto, che è un po' legato anche al secondo, come vedete è come se fosse una matriosca, sono degli aspetti che sono uno dentro l'altro, quindi praticamente può essere che all'interno del secondo ci sia anche il primo, all'interno del terzo ci sia il secondo e il primo. L'ultimo appunto è quando si è totalmente legati energeticamente a un contesto che viviamo, quindi siamo talmente abituati a quel contesto, con sempre le stesse persone, sempre le solite cose, poi comunque sì, magari mi cerco un hobby, un qualcosa da fare, però alla fine sono sempre legato energeticamente a un certo tipo di contesto, magari familiare, sociale e così via, che appunto mi sono chiusa in quel contesto lì. Quindi perché non arriva la persona giusta o perché non riesco a riconoscerla? Perché non c'è spazio per quella persona. Non può esserci spazio in un sistema così, cristallizzato e strutturato in questo modo qui. Cioè, praticamente quando si è single da tanto tempo, questo può capitare, magari si possono avere anche delle brevi parentesi, ma ancora di più questo fa capire quello che vi sto dicendo. Tendiamo proprio a creare una sorta di substrato intorno a noi anche per difenderci, perché magari abbiamo vissuto delle situazioni di delusione pregresse, comunque sia abbiamo deciso di non voler stare con la prima persona che ci capita, soprattutto se non si integra bene esattamente in questo stesso contesto. Quindi piano piano abbiamo creato noi una sorta di muro, abbiamo creato noi tutte queste condizioni che poi ci allontanano dal conoscere, dall'essere più aperti, più aperte verso l'esterno. Ma è qualcosa che non dipende dagli altri, cioè non dipende dal fatto che non c'è, come dice qualcuno, il materiale umano soddisfacente. Perché comunque sia, cioè, vi posso assicurare che qualcosa succede sempre, per cui tu incontri insomma delle persone, magari proprio degli eventi che non ti aspetti e non ti aspetteresti. E quindi questo succede. Quando viviamo in una sorta di fortezza che noi stessi ci siamo costruiti, è chiaro che è difficile, come dire, far entrare qualcuno dentro, perché è già ormai sedimentato. Cioè, voi immaginate tanti anni dove vivo sempre la stessa vita, ho le stesse priorità e quindi, diciamo, di giorno in giorno, di anno in anno, questo diventa veramente una situazione proprio come se fosse una fortezza. Cioè, io sto dentro questo mondo l'ho creato io e quindi non posso far entrare dentro nessuno.
Però nel frattempo magari dico, non trovo la persona giusta perché comunque io faccio un certo tipo di percorso, eccetera. È chiaro che non trovi, perché la forma di protezione che hai messo in atto per appunto proteggerti dall'esterno, perché magari non vuoi avere altre delusioni perché stai bene così, non vuoi squilibrarti di nuovo, è qualcosa che noi stessi facciamo e quindi questo va osservato veramente molto da vicino, cioè cercare di riconoscere tutti questi strati che ci si è costruiti proprio per stare dentro questo castello bellissimo, magari ci sto anche bene perché magari si vive anche bene. Ti rimane sempre questo vuoto, è chiaro, perché l'altra metà comunque è importante, cioè ti completa, ok? Quindi il periodo da single può essere un periodo molto utile, può avere una finalità, posso decidere delle priorità per crescere, per migliorarmi, per andare avanti. E quindi posso già, come dire, escludere di avere delle storie un po' frivole. Però devo anche stare attento o attenta nel frattempo a non crearmi veramente un mondo parallelo dove io vivo e sono in perfetto equilibrio, sempre con quelle persone, sempre con quelle uscite, sempre con quegli hobby, sempre con quegli impegni, sempre con queste stesse cose, con qualche piccola variazione, ma siamo sempre, cioè le variabili si riducono di cambiamento, si riducono veramente al minimo e quindi quello è così, l'hai creato tu, basta. Come fare per cambiare in questo senso esatto? Serve proprio un cambiamento di quelli grossissimi dove si rimette di nuovo tutto in gioco come una bomba che esplode, diciamo, in questo castello e piano piano il castello va ricostruito da zero eventualmente e quindi creando nuovo spazio riesco ad attirare nuove energie e quindi posso iniziare a vedere, a capire se queste energie mi corrispondono. Quindi iniziare un altro tipo di discorso, anche in età, diciamo, dopo i 40 anni, questo è possibile, cioè non c'è un'età per cui non si cerchi una persona che ci completi o comunque non si cerchi di instaurare una bella relazione con qualcuno. Per fare questo bisogna fare spazio, perché tutto questo sovraffollamento di cose, tutta questa cristallizzazione impedisce appunto un flusso energetico diverso rispetto al solito, quindi questa è la mia situazione per questo motivo. Ok, come dicevamo, queste sono delle motivazioni a matrioska, quindi che si incastrano, cioè praticamente ciascuno di questi aspetti può anche coesistere con l'altro, sta a me riconoscerlo, osservarmi. Per osservare bene, per riuscire a capire effettivamente quello che sto mettendo in atto, un esercizio interessante è quello dell'ascolto, fatto magari un giorno alla settimana, magari proprio al fine settimana, il sabato, per esempio, dove stiamo praticamente zitti per un sacco di tempo durante la giornata, cioè cerchiamo di parlare proprio il meno possibile, l'indispensabile, per stare in ascolto dell'esterno, cioè quello che l'esterno ci sta dicendo, quindi le persone, quello che ci stanno dicendo, le altre persone. Quello che mi arriva e per fare questo non devo parlare, cioè devo stare zitta. Questo è un esercizio che farebbe bene a tanti, ma fa bene a tutti. Fa bene a tutti perché le persone che quando imparano a stare zitte, imparano anche a usare la parola al momento giusto e quindi non a parlare sempre per riempire gli spazi vuoti e per comunque passare il tempo. Bisogna stare zitti, imparando a stare zitti. È possibile, chiaramente ascoltandosi e anche magari anche con una band si può fare questo esercizio, quindi stare totalmente in ascolto di quello che arriva, non arriva niente, pazienza, continua a stare bendato in ascolto, continua a stare in uno stato proprio di apertura rispetto all'esterno, perché ogni volta che io parlo, che mi metto tutte queste informazioni, tutte queste parole, vado proprio a creare, come dicevamo, una perturbazione all'esterno, invece devo stare tranquilla, calma, come se fossi appunto l'ambiente stesso, cioè divento proprio l'ambiente che mi circonda, l'ambiente che mi circonda che quindi osserva quello che succede. Ok, allora adesso facciamo il primissimo esercizio insieme che è proprio questo. Vorrei che stessimo in ascolto pochissimi minuti. In ascolto di quello che arriva, qualsiasi cosa arrivi, che questo è un po' anche la tensione divisa, se qualcuno di voi ha iniziato a farla,
comunque prima delle attenzioni meglio fare gli esercizi fondamentali, cioè quando io rimango in ascolto del mio respiro e tutto il resto lo percepisco, percepisco il corpo, percepisco quello che succede intorno a me, facendo questo esercizio, quindi se riesco a farlo più volte al giorno e iniziando a cambiare questo atteggiamento, quindi di percezione, entro nella percezione dell'esterno, di quello che sta succedendo, cosa sta succedendo, farlo nel meno possibile, quindi dissipando meno energie possibili, stando soltanto centrati sul proprio respiro, riesco a captare piano piano tutto quello che succede, quindi intorno a me e dentro di me, però soprattutto all'esterno, quindi riesco a percepire diversamente quello che succede, affinare questa percezione di cui dicevamo prima, quindi il radicamento, il primo esercizio, quello che dicevamo all'inizio, e poi un ascolto profondo, una percezione che si espande dentro di me. Adesso facciamo l'esercizio, un saluto a tutti dalla web radio di Essere il Cambiamento. Thank you.
Bentornati, ben rientrati. Abbiamo fatto insieme questo splendido esercizio, anche molto rilassante, in cui cerchiamo di percepire tutto quello che succede intorno a noi, partendo appunto dal nostro respiro. Questa è una sorta di attenzione divisa, quindi l'attenzione divisa mi aiuta in questo senso a percepire l'interno e l'esterno. Imparando quindi a stare zitto o zitta, riesco anche quindi a percepire quello che mi circonda, quindi risparmio le mie parole, risparmio la mia energia. Adesso che abbiamo fatto questo esercizio, vorrei affrontare con voi un'altra domanda che è molto importante, soprattutto quando ci sono delle storie che finiscono per dei motivi legati al tradimento, quindi praticamente quando, anziché essere chiaro con la persona, non ho il coraggio di farlo, quindi faccio prima delle altre cose per infangare, per sporcare il rapporto che c'era appunto, e quindi questo crea comunque, ha delle ripercussioni su entrambi. Intanto sulla persona che lo fa, perché comunque si ritorce sempre contro tutto questo, cioè ogni cosa che noi facciamo prima o poi torna indietro, in una forma o in un'altra. Non è detto che sia attraverso la stessa forma, ma sicuramente questo è l'input che sto dando, cioè l'input che sto dando all'universo quando faccio questo, quando faccio relazioni del genere, è quello di dire ok, io non rispetto la fiducia di un'altra persona, non mi rispetto anche propriamente, perché comunque sia nessuno ti obbliga a stare con quella persona, basta che lo dici, però se tu lo dici e lo metti in chiaro è un conto, se tu fai le cose di nascosto è ancora un altro paio di maniche. E quindi tutto l'universo si muove poi per farti vivere delle situazioni dove sei tu magari in una fase successiva a soffrire per capire quello che hai generato nelle altre persone. A volte questo virus, chiamiamolo così, si trasmette, nel senso che così come tu l'hai fatto a me, io lo faccio magari a qualcun altro, così via. Quindi è qualcosa che va assolutamente disinnescato, perché non porta veramente da nessuna parte. Se state uscendo da una relazione del genere e adesso voi stesse state andando a cercare persone che sono già impegnate, perché adesso siete liberi o libera, non fatelo, perché non si gioca con i sentimenti degli altri, non dobbiamo fare agli altri ciò che non vorremmo fosse fatto a noi, e soprattutto non è coerente, perché se noi siamo usciti da una storia dove abbiamo sofferto proprio perché l'altra persona ci ha lasciato proprio, e ci ha lasciato anche in questo modo, cioè tradendoci, e poi dopo l'abbiamo scoperto perché magari non è stato neanche in grado di dirci la verità, dobbiamo assolutamente capire un aspetto fondamentale, che questa cosa finisce qui. Questa è stata la sua esperienza, se magari la persona ha voluto fare questo, è stata la sua esperienza, che poi questo tornerà indietro. Non ci interessa a noi, non sta a noi deciderlo, perché non è qualcosa che dico, che dici, ah, devo dargli io la lezione, non funziona così. Perché comunque quando tu muovi qualcosa nell'universo, dai un certo tipo di impronta, un certo tipo di energia, e questo è chiaro che poi continua a lavorare fino a che poi non si materializza in un'esperienza. E tante più volte lo fai, quanto più questa esperienza si materializza anche più velocemente o più esperienze multiple, parallele. Quindi non mi devo preoccupare assolutamente di questo. Certo, la sofferenza c'è perché magari c'è una delusione, c'è il fatto di sentirsi, come dire, anche un po' messi da parte in questo senso, però evidentemente se abbiamo vissuto questo, cioè che è stato proprio l'ultimo step di questa persona, evidentemente anche noi abbiamo fatto qualcosa, perché tutto quello che manifestiamo nella nostra vita l'abbiamo creato noi. Quindi se abbiamo creato questo, evidentemente c'è un motivo, sta a me cercare di capire lo scopo di quello che è successo. Perché è successo questo? Magari all'inizio non lo capisco, ma dopo lo capisco, nel tempo le cose si rivelano. Per cui non devo assolutamente perdere la centratura, non devo assolutamente ripetere questo, perché ripetere questo significa che quello che mi ha fatto, cioè, perché appunto c'è anche in fisica quantistica l'entanglement, cioè quando due persone sono rimaste a contatto
per un certo periodo di tempo, cioè due particelle, diciamo così, in questo caso due persone, è chiaro che quello che fa una può tenere a fare anche l'altra. Non devo cadere in questa cosa, anche se sono tentato, tentata, non devo cadere. È inutile che veniate a dire, ma io non ho fatto niente perché è l'altra persona che ha la relazione, non io. Assolutamente no, perché se voi siete a conoscenza che quella persona ha una relazione aperta, siete assolutamente corresponsabili di quello che sta succedendo. Quindi è come se in un certo senso anche voi mettiate in atto un tradimento. Non importa se l'altra persona non fa niente, ma se voi vi prestate, state contribuendo a quello, perché qualcun altro da un'altra parte sta subendo una ferita. E comunque sia, come ho detto, cioè se una persona non vuole stare con un'altra, allora può tranquillamente dirlo e poi fa quello che vuole. Quantomeno questo, essere sinceri e onesti. Cioè noi dobbiamo cambiare questo paese, dobbiamo cambiare l'Italia, dobbiamo cambiare proprio a partire dal nostro piccolo. Non possiamo assolutamente cambiare se ancora continuiamo a fare di queste cose. Non possiamo assolutamente cambiare. Non possiamo pretendere qualcosa all'esterno se non cambiamo noi stessi. Cioè non siamo corretti nei rapporti. Perché non mi sto rispettando, non ti sto rispettando, perché se io, cioè, se io mi rispetto, allora prendo un impegno con quella persona, ok, una volta che non ci sto più bene, non voglio più starci, sono successe tante cose, d'accordo, va benissimo, prendi, lo dici e poi vai con chi vuoi tu. Questo significa rispettarti, perché non ti stai rispettando, anche tu non ti stai rispettando, perché sei tu che ti sei impegnato. Cioè, questo è il passaggio fondamentale da mettere in chiaro. Cioè, tu ti sei impegnato con quella persona, nessuno ti ha costretto. Allo stesso modo, se io vado a cercare persone impegnate, già impegnate, allo stesso modo sto contribuendo a questo. Quindi al fatto che non ci siano delle situazioni chiare, dei comportamenti corretti, al fatto che ci dobbiamo far male gli uni con gli altri, perché da un'altra parte ci sarà qualcun altro che starà soffrendo. Siccome funziona così, un conto che uno dice, va bene, noi abbiamo una situazione aperta, siamo liberi, cioè ci sono anche di queste situazioni, per dire, quindi va bene, cioè se le persone sono d'accordo a fare così, hanno questo accordo, questo patto, essendo anche sempre consapevoli che comunque con tutte le persone con cui ho dei rapporti, comunque vado a interagire con tutte le energie delle persone con cui anche queste persone sono state, così via, quindi vado proprio a ingarbugliare la mia vita ancora di più, ma questa situazione paradossalmente va meglio dell'altra situazione. Cioè, o lo dico subito che comunque la situazione per me è libera, aperta con tutti e così via, ma se il rapporto viene impostato dall'inizio come un rapporto a due, l'avete scelto voi di fare il rapporto a due, allora il rapporto a due va tenuto, perché nessuno vi ha costretto a farlo, capito? È sempre tutto un po' relativo, però la cosa importante è capire in che cosa mi sono impegnato o impegnata, e soprattutto se l'altra persona fosse d'accordo a fare un discorso più ampio. Cioè, bisogna capire un po' di queste cose. Piano piano, però, sicuramente si potrà avanzare in questo discorso e capire che non è un legame vincolante, cioè quello che mi creo con un'altra persona, è qualcosa che mi serve per crescere, che mi aiuta a maturare, a migliorarmi. Quindi trasformare proprio questo concetto, perché è chiaro che senza lavoro pratico le coppie tendono sempre più a controllarsi, a soffocarsi, fino a che poi la cosa non esplode, oppure anche ad accettare passivamente sempre di più dei comportamenti che magari non vanno bene, non sono in armonia con la coppia stessa, perché la coppia ha bisogno proprio di solidificarsi e di consolidarsi giorno per giorno, e per fare questo ho bisogno anche di mettere dell'energia, quindi entrambe le persone mettono una certa quantità di energia. Tornando al discorso adesso per un attimo, perché comunque questa è una domanda fondamentale: la paura di fidarsi dopo una delusione del genere, preferire delle avventure piuttosto che legarsi a qualcuno. Guardate, è normale che si abbia della paura rispetto al fatto di ripetere una certa situazione. A maggior ragione non è proprio ammissibile cercare altre persone impegnate. Se siete in un periodo di sbandamento, per cui magari avete delle avventure qua e là,
Ok, è il vostro momento di sbandamento. Speriamo che finisca presto della serie. Però va bene, ma non cercate persone impegnate perché vi ingarbugliate, perché vi complicate la vita. Prima o poi qualcosa succede per cui capite quello che avete già messo in atto prima. Cioè, per cui magari quando se un domani trovate la persona giusta, capito? O comunque una persona che vi completi. È chiaro che se ho messo in campo tutto questo prima, cioè, non posso sperare che le cose vadano perfettamente. Devo prima veramente diventare quello che voglio che sia. Cioè, se io voglio una relazione stabile, equilibrata, con la persona giusta, magari non subito, magari anche dopo, però nel frattempo devo stare buono o buona. Perché se continuo a giocare con l'energia in questo modo qua, posso avere soltanto delle ripercussioni successivamente. Ed è vero che molti un po' se ne fregano, non gli interessa tanto, diciamo, delle cose che fanno oggi, fino a che poi domani magari non sei solo sola e vivi una vita che magari non ti piace, oppure prima o poi trovi anche tu una persona però che alla fine non ti corrisponde, cioè continua a fare sempre gli stessi errori. Cioè, se uno vuole migliorare, vuole una relazione stabile, prima o poi, adesso anche se è single, deve coltivare adesso che è single, ma deve coltivare adesso che è single bene, perché poi domani questa cosa, prima o poi, esplode. Quello che generiamo comunque torna indietro. Per cui, questa fiducia va costruita internamente, quindi non è possibile cercarla all'esterno, aspettarsela all'esterno, se prima non siamo noi stessi che rispettiamo la fiducia di altre persone. Non importa se poi quell'altra persona magari ha dei rapporti lo stesso extra con altri, la cosa importante è che noi non contribuiamo a quello, che rimaniamo integri, che rimaniamo comunque fedeli a noi stessi. Questo è essere anche portatori di questa fiducia, perché riesco poi a metterla in campo nella mia vita soltanto nel momento in cui la applico fedelmente nelle mie esperienze. E quindi allora poi posso cercarla anche all'esterno, perché dopo vado a costruire sulla base di questi criteri e di questi valori. E quindi questo è quello che ottengo, cioè comunque non mi lascio condizionare e influenzare da quello che succede all'esterno, cerco comunque di essere sempre coerente con quello che desidero. Poi se invece desidero una vita dove comunque, diciamo, molto movimentata, dove ci sono tanti episodi uno dopo l'altro, dove magari cambio costantemente, faccio tante avventure, eccetera, ok, quella è una tua scelta, fallo, se ti senti così, che quella è la strada giusta per te, lo puoi fare, rimanendo sempre consapevole delle conseguenze a cui stiamo incontro. Questo è importantissimo da ricordare. In questo contesto, la donna, come già detto in altre puntate, riveste un ruolo educativo importantissimo. Perché la donna può educare l'uomo, la donna educa i figli, la donna può, ha questo ruolo proprio che nasce nel cuore del femminile. Quindi quando riusciamo proprio attraverso, magari partendo dai rapporti di amicizia, a educare l'altro, quando riusciamo da lì, evidentemente piano piano iniziamo a ricordare chi siamo veramente, quindi il nostro vero potenziale come donna, consapevoli. E questo crea una capacità di espandere l'amore che nasce dal nostro cuore, crea un'espansione di questo amore che nasce dal cuore delle donne. E questo amore, questo sentimento che si sviluppa dentro un cuore puro, questo crea tantissimi cambiamenti. Per esperienza posso dirvi che un uomo che già comunque ad un certo livello, nel senso che, come dicevamo, non è qualcosa che verifico sulla base di quanti seminari ha seguito piuttosto che su quanto lavoro ha fatto, eccetera, perché, come dicevamo, se il legame c'è, il nostro, anche quello che abbiamo fatto noi o che hanno fatto anche altre persone, va a influenzare direttamente la persona. Quindi se riusciamo piano piano a tirare fuori, veramente come quando c'è un parto, no? L'arte della maieutica, riuscire a tirare fuori gli aspetti positivi, gli aspetti che potenziano quella persona in senso di elevazione di quella persona, allora vuol dire che stiamo riscoprendo come donne il nostro ruolo vero di educatrici, il nostro ruolo vero
di applicare, esercitare un'arte della maieutica che è tipica proprio delle donne. L'arte della maieutica era proprio legata all'arte di far partorire, di aiutare altre donne a partorire, quindi riuscire a tirare fuori, cioè la donna riesce comunque a tirare fuori delle caratteristiche, delle peculiarità nelle altre persone, in particolare nell'uomo, quindi ha questo dono. Questo dono è innato. Ci sono anche uomini che hanno delle capacità interessanti da questo punto di vista, perché dentro di noi coesistono il maschile e il femminile. Diciamo che in generale questa è una propensione già della donna, quindi non è qualcosa su cui bisogna lavorare, ce l'hai già innata, se sei donna ce l'hai già innata, e quindi educando intanto l'uomo come amico e poi successivamente nella coppia, questo riesce a creare dei cambiamenti importantissimi, perché appunto c'è questa sinergia maschile e femminile che si crea. Quindi la donna riveste questo ruolo importante, e la domanda che ci dobbiamo fare, ora che molti sono single, oppure quando lo saranno, oppure anche adesso, anche se siete in coppia, non cambia, cosa coltiviamo dentro noi stessi? Cioè, in che modo esercitiamo questo potere? Perché l'estetica non è tutto, cioè siamo educate da quando siamo piccole a essere belle e graziose, ad essere proprio a cercare di l'attenzione all'esterno, attraverso delle cose, attraverso gli abiti, cioè l'abito, così come anche il trucco e quant'altro, è semplicemente un valore aggiunto della personalità, non è di più, non c'entra assolutamente niente. Se è inteso in quel modo, può essere qualcosa anche di bello, perché comunque la ricerca del bello è qualcosa a cui dobbiamo sempre aspirare, cioè sicuramente la donna è maestra in questo, ma non deve essere soltanto un discorso estetico, un discorso fisico. Quindi andare a ricercare proprio quella bellezza nella propria vita, che significa anche una bellezza che può essere estetica, può essere appunto legata a tante altre cose belle, comunque l'utilizzo delle parole, l'utilizzo appunto di questa arte, l'applicazione di un'arte educativa, insomma tutti questi aspetti che mettiamo insieme, torniamo sempre al solito punto, cioè il punto è che la donna riveste il ruolo centrale nel cambiamento della coppia. Grazie a questo è possibile creare delle coppie stabili, delle coppie equilibrate sul pianeta, e soprattutto aspirare ad una vita diversa, una vita più piena, una vita più autentica, che si basa appunto sulle proprie peculiarità, sulle proprie potenzialità che emergono. Perché la donna può da un lato provocare, dall'altro lato può far uscire degli aspetti positivi o negativi, diciamo, dell'uomo, così come vale anche al contrario. Però diciamo che il primo passo, il primo step, è proprio parte proprio dalle donne. Poi successivamente, quando l'altra persona, quindi l'uomo, si unisce in questo discorso, allora entrambi possono avere degli scambi a vicenda. Il primo step però è sempre nella donna, è la donna che sceglie, la donna che sceglie l'uomo. Infatti se non è la donna che sceglie l'uomo, molte relazioni poi si sgretolano facilmente, può succedere anche lo stesso, se non tanto anche che sia la donna, però evidentemente la donna, se la relazione svanisce, vuol dire che non ha esercitato bene questo potere, perché sottovalutiamo tantissimo questo potere che abbiamo, di educare, di crescere, di migliorare, di potenziare l'altra persona, se ci focalizziamo veramente su questo, su noi stesse e su una crescita all'interno della coppia. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me questa sera a parlare di persone single. Spero che questa puntata possa essere stata utile, fondamentalmente. Anche se si è parlato di essere single, il concetto fondamentale non cambia, cioè il vivere in verità non cambia da questo punto di vista, con l'aggiunta che abbiamo delle capacità, delle potenzialità che possono essere portate fuori, che possono essere quindi attraverso l'arte di educare noi stessi ed educare anche l'uomo, possono essere portate alla luce, quindi dall'ombra alla luce. Questo è il vero potere, la vera peculiarità appunto delle donne, che va appunto assolutamente applicato, esercitato per il bene di tutti, per il bene singolo, chiaramente per il bene collettivo. Se siete single, come detto insomma anche nella prima parte, potete osservare nella vostra vita se basate i vostri criteri di valutazione su appunto degli aspetti che però non corrispondono a quello che potrebbe
essere la persona giusta per voi, per cui i criteri mentali, pregiudizi, sociali, eccetera, bisogna osservare un attimo e fare un po' di pulizia in tal senso. Successivamente abbiamo anche visto che non va bene avere delle aspettative, quindi cercare di riuscire proprio a non crearsi delle idee di persone che poi alla fine non esistono, e poi osservare bene se non sia per caso legato energeticamente troppo a un contesto che ci siamo magari costruite o costruiti proprio per difenderci da nuove delusioni. E quindi questo specie di castello, questa specie di fortezza che abbiamo costruito impedisce uno scambio energetico con l'esterno, perché appunto le variazioni della mia vita sono ridotte appunto al minimo, in quanto non voglio assolutamente cambiare, alla fine mi va bene così. Però da un lato magari ci soffro un po' perché vorrei anche una relazione appagante, una vita diversa, ma non ho il coraggio di fare questo cambiamento perché questo cambiamento mi porterebbe troppi. Un grande scombussolamento, quindi un grande, come se fosse appunto un vulcano che esplode, e quindi questo crea un reset, creerebbe un reset nella mia vita, e quindi magari questo in questa fase non lo voglio. Va bene lo stesso, bisogna solo scegliere. Allora, a quel punto, una volta che vengono riconosciute determinate caratteristiche, bisogna semplicemente riconoscere a quel punto che cosa vogliamo effettivamente fare. Ovviamente in questo contesto giocano un ruolo fondamentale i propri genitori, quindi la discendenza familiare in particolare, perché diciamo che le nostre sfide più grandi, anche più istantanee, più veloci da affrontare, sono quelle che riguardano la nostra famiglia, e quindi cercare di osservare se magari non abbiamo cercato sempre persone che somigliavano a nostra madre, a nostro padre, perché questo crea c'è un legame che esiste, è anche un discorso inconscio che si viene menzionato, perché anche questo discorso andrebbe ripulito. Poi vedremo magari col lavoro pratico di lavorare bene a tutte queste cose. Ma se siete single e se volete appunto lavorare su questi aspetti, oltre che potenziare, quindi attraverso un lavoro pratico, potenziare anche le vostre capacità e quindi emergere per quello che veramente siete, allora questo è il momento giusto, il momento propizio per fare del lavoro pratico, per osservarsi, per ascoltare. Abbiamo fatto un esercizio insieme per l'ascolto. Dobbiamo assolutamente dedicare del tempo a noi stessi e soprattutto alla percezione, a migliorare la nostra percezione dell'esterno e anche chiaramente dell'interno. Per fare questo servono gli esercizi, il radicamento per la parte della concretezza, dell'equilibrio, della stabilità e quindi anche del legame, quindi con la realtà, con la terra, e poi invece un ascolto che possiamo fare magari il fine settimana, in cui ci ascoltiamo senza parlare, parlando il meno possibile, per iniziare a percepire diversamente quello che ci circonda. Grazie a tutti, vi auguro una fantastica serata. Se avete altri temi di cui volete parlare, insomma, che volete che parliamo durante le puntate, potete scriverci anche a info@essericambiamento.it, visitare le nostre pagine Facebook o il sito www.essericambiamento.it. Vi aspettiamo sempre il mercoledì e il venerdì per le puntate di Educazione Dinamica Lavoro Pratico, e invece il venerdì un tema scientifico oppure un tema scelta. Ciao, un saluto a tutti dalla web radio di Essere il Cambiamento, e buona serata a tutti. Ciao!